Verità e giustizia per Patrick, questo è il grido di dolore davanti alle mura del carcere di Castrogno, un appello che non conosce confini e che chiede a gran voce che la giustizia possa fare chiarezza sulla drammatica morte del ragazzo. Un folto gruppo di cittadini e associazioni si è radunato davanti alla struttura penitenziaria Tramana per un presidio organizzato dal coordinamento Codice Rosso e Sbarre di Zucchero, insieme all'associazione Asperger, Casa del Popolo e Partito Radicale. L'obiettivo è stato quello di mantenere viva l'attenzione sul tragico evento del 13 marzo con la morte in carcere di Patrick Guarnieri, giovane di 20 anni nel giorno del suo compleanno. La famiglia, sostenuta da diverse associazioni e cittadini, ha espresso dubbi sulla versione ufficiale del suicidio, sollevando interrogativi e chiedendo trasparenza e giustizia. Oggi Patrick è il figlio, il fratello, l'amico di tutta l'Italia e noi siamo qui per chiedere basta con le morti in carcere e soprattutto c'è bisogno di una riforma della detenzione in carcere perché ci sono tante persone che meriterebbero di espletare la propria pena in altri luoghi, strutture dove loro potrebbero essere aiutati e riqualificati. Il carcere è la dimostrazione che in 3 mesi sono morte 3 persone. È un fallimento il sistema carcerario. Oggi abbiamo con il caso di Patrick proprio la dimostrazione che purtroppo l'individuo non viene riqualificato, non viene sostenuto né a livello medico, psicologico. È un fallimento. Patrick è descritto come un ragazzo con diverse difficoltà certificate e non compatibile, a detta di chi lo conosceva, con il regime carcerario. Patrick era certificato autistico, aveva anche un ritardo cognitivo, una diagnosi di cleptomane ed era sordo, quindi sicuramente non doveva entrare in questo carcere, infatti ci è morto dopo sole 6 ore. L'appello dell'associazione è stato anche quello di chiedere alla politica un intervento concreto sul regime carcerario, soprattutto per quei detenuti con problematiche certificate. La politica deve ricordarsi nei tempi del Covid, quando gli autistici avevano il permesso di uscire di casa perché non riuscivamo, noi famiglie non riuscivamo a trattenerli dentro casa, quindi la politica faccia qualcosa. I nostri ragazzi non possono finire in un carcere con delle diagnosi.